E siamo nuovamente in Media Plaza e parliamo naturalmente anche di tutte le realtà che sostengono e in vari modi parlano di questo nono congresso mondiale delle Camere di Commercio. Siamo con Eugenio Signoroni che è il curatore di Slow Food Planet. Qui andiamo anche ad intrecciarci con le nuove tecnologie e naturalmente con insomma, gli strumenti che utilizziamo tutti i giorni. Di cosa stiamo parlando? In che mondo ci porta? Vi porto in tutto il mondo in realtà, ecco. Un po' come siete qui dove c'è tutto il mondo radunato. Slow Food Planet è una nuova applicazione di Slow Food. Slow Food è un'associazione ormai più che quasi trentennale, perché quest'anno festeggiamo i nostri 25 anni e con Slow Food Planet raccontiamo i posti dove mangiare, bere e comprare in tutto il mondo, con una caratteristica: sono segnalati dalla rete di Slow Food in tutto il mondo, quindi sono posti che hanno forti identità del proprio territorio, che raccontano davvero le tradizioni che ci sono su un territorio, che raccontano dell'utilizzo di prodotti locali. E abbiamo chiesto alla nostra rete in tutto il mondo di dirci che cosa c'è di buono sul vostro territorio, esattamente come farebbero per un amico. Insomma, noi diciamo con tutti abbiamo un amico in giro per il mondo che ci aiuta quando non sappiamo dove andare a fare una colazione buona, mangiare un piatto, comprare un prodotto del territorio. Con Slow Food Planet ne abbiamo 100.000 in tutto il mondo e questo è un grande aiuto. Perché qui? Perché con la Camera di Commercio di Torino abbiamo un rapporto storico grazie alla produzione dei Maestri del Gusto. Maestri del Gusto che abbiamo all'interno anche di Slow Food Planet raccontati, e per questo abbiamo, come dire, scelto di regalare anche a tutti i delegati che sono presenti qui la città di Torino, l'area di Torino, che è scaricabile gratuitamente, basta prendere un coupon che qui è già a Torino. Di cose ce ne sono, Torino ce ne sono tantissime, perché da è una scoprire. Città importantissima. E poi io le dico appunto che rispetto a quello che abbiamo scoperto dai delegati di tutto il mondo che stiamo intervistando e incontrando qua, il cibo è una delle prime voci di appeal della città di Torino. Cioccolato e naturalmente la pasta, perché anche a Torino, e gli aperitivi. Assolutamente. Che sono assolutamente apprezzatissimi. Cioccolato, aperitivi, dicevo giustamente il vermouth, che è una grandissima tradizione che oggi è riscoperta in tutto il mondo, ma Torino è una delle grandi capitali del vermouth del mondo. E tutti questi in Slow Food Planet li raccontiamo, raccontando brevemente la storia del produttore con delle immagini che lo raccontano, con la possibilità in qualche modo anche di interagire con loro e di andarli a conoscere. Da sempre il modo per noi migliore di scoprire il cibo è parlando con chi lo fa, e credo che con Slow Food Planet si possa scoprire un mondo in alcune realtà un po' più sommerso. Ieri mattina abbiamo iniziato i contatti con Dubai, con Slow Food Dubai, è un'associazione nuova che però ha già 170 soci, e con loro per settembre vediamo di proporre anche in una nuova realtà come Dubai, dove il cibo sembra all'interno di tutto questo gran movimento che lì c'è, ma cerchiamo anche lì di raccontare le 100 segnalazioni più autentiche anche di quel luogo. Quindi il cibo ambasciatore, come sempre, dell'Italia, di Torino, del Piemonte, in questo caso in tutto il mondo. Assolutamente sì. Vinciamo anche in questo settore. Vinciamo anche lì. Mister Signoroni, why did you decide to be part in this Congress? We are here to present Slow Food Planet. Slow Food Planet is the new application of Slow Food, and with the Chamber of Commerce Camera of the Torino, we have a partnership that is for a very long time. We do with the Chamber of Torino the Maestri del Gusto, that is a very important project to promote what is the quality producer that are in the Torino area. And all the Maestri del Gusto, so all these quality producers are into the application Slow Food Planet. And we consider this moment a very important moment to promote the quality, to promote our idea of quality that is different from what is used to be intended, because we, for us, quality is not only good, but it's good, clean and fair, and so is so important to promote this new way. This is an amazing situation for us to promote this new project. Turin is the core of the world in these days. In this moment, Turin is the core of the world, and for us is for you too. Great, yes, for sure. Thank you very much, Mr. Eugenio Signoroni, curatore Slow Food Planet. Thank you very much.